In questo video per fare step useremo della polvere colorata, cioè che dà un colore, e del polvere nera mista carbone per dare un po' di più luce, e della colla grinca. Per prima cosa direi mettere la polvere dentro un barattolino tutta quanta. Poi mettere della colla vinilica a base d'acqua, così che quando si asciuga rimane solo la colla senza l'acqua. In modo da, adesso bisogna impastarlo completamente. Fatto questo, poi si aggiungerà il carbone. A questo punto bisogna mettere intanto tutto questo e la polvere, non troppa, io ne prenderò un po'. Bene, e ripassiamo di nuovo. Deve essere abbastanza densa, quindi senza tanta colla, perché sennò dopo brucia male. Vi accorgete che è abbastanza densa quando le pareti basterà un po' per staccare la polvere, sarà un po' solida. Abbastanza solida sarà. Così circa. Vedete che è stata tutta unita. Adesso bisogna metterla sul cellophane, sulla pellicola trasparente per farla asciugare. Perché non sulla carta? Perché sulla carta dopo la colla vinilica si attaccherebbe. Invece qua non si attacca. Bisogna prendere un po' e fare piccole parti. Palline perlomeno. Sperare di riuscire a fare delle palline. Così. Non tanto grandi, perché dopo queste saranno le nostre stelle una volta asciugate. Così. E conviene tendere un po' questa qua, perché sennò è difficile dopo rimettere dentro. E pian piano mettiamole tutte e dopo le metteremo ad asciugare. Questa è troppo grande. Così dalla colla vinilica si toglierà l'acqua per evaporazione e noi avremo la nostra polvere colorata che prende fuoco solo con la colla e senza acqua. L'acqua non brucia bene, sapete, perché anche se è costituita da ossigeno e idrogeno, che sono due gas molto infiammabili, hanno una temperatura, un calore specifico, cioè la quantità di calore per fargli salire di un grado molto alta, e quindi il fuoco non riesce a dare all'acqua abbastanza velocemente il calore per farla evaporare, e quindi si spegne in pratica. Secondo, ha un legame idrogeno che fa sì che è difficile spaccare la molecola. Infatti per fare l'elettrolisi ci vuole una corrente elettrica per distruggere il legame. Sono questi due fattori che si è aperto il pennello, che non fanno prendere fuoco l'acqua, anche se è composta da metalli infiammabili, cioè gas infiammabili, non metalli. Lo fate da questo schema, lo sto giocando. Ecco, dovrebbe quasi finita, tanta roba. Questa qua l'ho ricavata da una fontana piccola, non di quelle, da un euro, fate conto. Tutta questa roba, ne ho fatti due di questi fogli adesso, di un colore e di un altro. Quando ho smontato una fontana, state attenti al colore che ha la polvere da sparo, perché c'è la polvere colorata, la chiamo polvere colorata perché quando prende fuoco dà un colore diverso, perché di solito sono due o tre tipi all'interno, più se trovate anche palline che esplodono quando vengono sparate in aria. Bene, a questo punto stoppo il video e lo metto ad asciugare. Mettiamo ad asciugare. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.